E bentornati! Siamo pronti per continuare la trama con l'11° episodio. Heavy Rain Advisory. Consigli sotto la pioggia pesante. Alcuni giorni dopo è iniziata la stagione piovosa di Kibatos. Oh! È un vero temporale là fuori. Spero che Kivotos non diventi un lago. Potremmo avere a che fare con questa situazione per un po', ormai. Ma sono sicura che ogni scuola sta prendendo le appropriate misure per tenere al sicuro le proprie studentesse. Sono un po' preoccupata, però, per le studentesse dell'SRT Academy che stanno al Kousagi Park. Non c'è molto riparo lì al parco e nemmeno un edificio dove si possano nascondere e riparare. Spero che non si prendano un raffreddore. Corriamo a controllare se la Rabbit Scooter sta bene. La tenda ha buchi dappertutto. Miyu, dobbiamo chiudere questi buchi. Quella era l'ultima toppa, però. Le abbiamo finite. Dannazione, non eravamo preparate per questa situazione. Moe, stai ancora proteggendo la tua robaccia di metallo? Sei pazza? Lasciale perdere e vieni ad aiutarci. Dovete passare sul mio cadavere. Se qualsiasi parte del mio equipaggiamento di comunicazione finisce danneggiata, vi farò vedere la vera pazzia. Questa roba costa più di quanto vale la vostra vita. E le armi? E le munizioni? Penso che il tuo stupido equipaggiamento è l'ultima delle nostre preoccupazioni. Se questa pioggia non smette, perderemo tutto. Avete finito con la schermatura dall'acqua? Dobbiamo espandere il canale fuori dal parco. E subito. I fossi sono pieni di fango. E stanno per straripare. Saremo allagate. Abbiamo bisogno di liberarle. O finiremo affogate. Vorrei aiutarvi, ma già qua sono incasinata. Se ci fermiamo, tutto quanto sarà spazzato via. Quella non era un'esplosione che adoro. Era un fulmine che ha colpito il parco. Il sostegno che regge la tenda di comando sta collassando. Ah! La tenda di comando che abbiamo preparato. Tutte le nostre munizioni sono sott'acqua. E l'equipaggiamento di comunicazione è rovinato. È finita. Siamo alla fine. È tutto ok. Non arrendetevi. Dobbiamo soltanto espandere i fossi e sono sicura che possiamo recuperare e riparare parte dell'equipaggiamento. Dimenticatevi lo stupido equipaggiamento. È finita, Miyako. Noi, SRT Academy. Tutto è finito. Saki.
Se avessi saputo che questo era il risultato alla fine, non ci avrei nemmeno provato. Ma che cosa sta dicendo? Abbiamo tutte fatto un giuramento all'inizio. Abbiamo giurato l'una all'altra che non ci saremmo arrese. Che finché saremmo state insieme al fronte, avremmo potuto portare avanti il mantello dell'SRT Academy noi stesse. Giusto? Belle parole. E bei giuramenti, Miyako. Ecco cos'erano. Soltanto questo. Non possiamo portare avanti il nostro piccolo gioco nel far finta che tutto vada bene per sempre. Come siamo finite qua? Quando sono diventati i nostri doveri, quelli di trovare cibo abbandonato e rubare barili vuoti, così che potessimo lavarci? Eravamo migliori di ciò. Eravamo solite dibattere le sottili trame della giustizia e buttare giù i cattivi. Ora stiamo combattendo per bento scaduti con dei barboni. Dimmi, Miyako, è questo che volevi? È così che teniamo vivo il nome dell'SRT? Questa non è l'SRT che conoscevo. Tutte le nostre possessioni terrene sono un metro sott'acqua. Vivere all'aperto è stato divertente all'inizio, ma sta diventando pesante. Miyako, voglio andare a casa. Dove stai andando, Miyako? Dopo tutto questo, guardi il disastro dritto in faccia e vuoi continuare? Sì. Terrò viva la giustizia dell'SRT Academy. Non mi arrenderò mai. La corrente è così forte. Non so da quant'è che sto lavorando. Non mi sento né le mani né i piedi. Forse avevano ragione. Forse sono una stupida. Ma la giustizia in cui credevo, la scuola che amavo. No, non mi fermerete. Sensei? Sei qui per persuaderci ancora? Non abbiamo tempo per i suoi stupidi scherzi. Non oggi. Non mi importa quello che vuoi dire. Devo pulire il fossato o saremo veramente allagate. Afferriamo la pala e andiamo verso il fossato. Sensei? No, non capisco. Quindi c'è solo bisogno di spalare via questa terra, giusto? Sì, esatto. Stai utilizzando la pala in modo sbagliato. Dammela. Scemi fino alla fine. Ma voglio aiutare. I membri della Rabbit e io abbiamo lavorato senza sosta per riparare il fossato e sistemarlo per ore. La pioggia si è finalmente fermata. Ce l'avete davvero fatta fino alla fine. Ottimo lavoro. Sensei, perché continui ad aiutarci? Ti abbiamo detto ancora e ancora che non saremo persuase.
Sto cercando di capirlo tutto questo tempo, ma non ci arrivo. Cosa speri di ottenere da tutto ciò? In realtà non mi aspetto nulla. Sono soltanto il vostro insegnante. E quindi è così. La maggior parte del nostro equipaggiamento è fradicio d'acqua e danneggiato al di là di ogni riparazione possibile. Ma abbiamo fatto in tempo, a fermare l'allagamento del parco, completamente. Grazie, Sensei. Suppongo che non ce l'avremmo fatta senza Miyako, in effetti. Ma Sensei, il tuo obiettivo finale non era farci andare via da questo parco? Chi, stupido Sensei, lavorerebbe così duro per farci rimanere qua? Abbiamo saputo che il Sensei era uno scemo dal primo momento in cui l'abbiamo visto. Non dovresti parlare così al tuo Sensei. Moe, abbiamo rifiutato il tuo aiuto così tante volte e sei comunque venuto correndo ad aiutarci oggi col pensiero che forse avremmo avuto bisogno del tuo aiuto anche oggi. Grazie, Sensei. Più tardi ho portato i miei vestiti fradici, a Shade. Forse era il lavoro manuale sotto la pioggia, ma ho finito per avere i brividi e dolori per un bel po' di giorni dopo. Una proposta? E per cosa? Dai soltanto un'occhiata. Una proposta per riparare e mantenere le strutture al parco Kozagi che sono state danneggiate dall'allagamento. Questo incarico in sé non è difficile, ma com'è pertinente alle attività di Shale? Intendo, non lo è esattamente. E allora dirmi, è pertinente alle studentesse SRT? Il tuo silenzio parla chiaro. Ho letto il report dal capo della difesa. Le studentesse dell'SRT Academy hanno preso residenza nello stesso parco dove stavano protestando. E tu ti stai prendendo cura di loro. È una contraddizione. Non mi spetta. Non spetta a me criticarti, Sensei. Ma l'organizzazione di Shale è strutturata in modo che non potrei farlo, nemmeno se volessi. Quindi, invece, ti do la mia opinione. Il fatto che quelle studentesse stanno vivendo nel parco è veramente, veramente, pessimo. Perché hanno occupato un parco pensato per i cittadini? Non solo. È anche un parco che ha veramente pochi visitatori. Sarebbe stato demolito a un certo punto, comunque sia. Però. Ad un certo punto l'SRT Academy, ha avuto una speciale immunità dalla presidentessa per massimizzare la loro efficacia. Ma i privilegi dovrebbero essere dati solo quando c'è un motivo. Senza motivo, questi privilegi sono pericolosi. Sai bene com'è percepita l'SRT Academy dalla maggior parte del consiglio? Li temono.
E ora vorresti dare abitazione e armi a studentesse che, tecnicamente, sono ancora in aperta ribellione? Immagina il caos che ciò porterebbe se la board di amministrazione sapesse tutto ciò. Non c'è nulla che puoi fare, Rin? No, non posso fare nulla. Mi sono incontrato con ogni capo di ogni reparto per chiedere aiuto, ma la risposta di tutti quanti è stata un forte no. E ora sei finito qua. Sei certamente stato occupato, Sensei. Vuoi del tè? Non c'è bisogno? Suppongo che l'urgenza che senti non può essere placata da un tè e da dei dolcetti. E allora arriviamo al punto. Mi dispiace dirti che probabilmente nemmeno io potrò aiutarti. Non importa cosa dicono le studentesse, l'SRT Academy non esiste più. Per quanto ho provato a trovare una falla in tutto ciò, è impossibile usare il budget del Consiglio Studentesco Generale per studentesse che non esistono nell'Accademia. Ho provato a finanziare il rinnovamento del parco come una scusa, ma non ha funzionato, visto che in quell'area là i piani per lo sviluppo sono stati già approvati. Temo di doverti dire che il mio massimo è mantenere i dati accademici delle studentesse dall'essere cancellati. Mi spiace. Avrei voluto avere una migliore risposta per te. Hai già fatto molto, Kaya. Sensei, hai apprezzato il tuo tempo con le studentesse della Rabbit Squad? Sono affezionato a loro. Oh, sono felice di saperla. Per favore, continua a prenderti cura di loro, proprio come hai fatto fino adesso. Ritornati alla Valkyrie Police School. Che coincidenza! Ciao, Sensei. Hai qualcosa a che fare col capo o quello dello staff? Sì, anche tu? Oh, beh, più o meno. Affari personali. Mi aspetto di vederti ancora, Sensei. Benvenuta, direttrice del Public Peace Bureau. Sono felice che tu ce l'abbia fatta fino a qua. Hai l'aspetto di chi sta per essere portato al patibolo, ma non sei nei casini, Khan. Volevo soltanto un report riguardo la mia ultima richiesta. Dimmi, Khan. Che progressi abbiamo fatto nella ricostruzione di Kousaki Town? Beh, le preparazioni sono complete, perlomeno. Ma c'è un gruppo di hippie testoni che stanno occupando gli edifici abbandonati. Non siamo riusciti a farli spostare e ciò sta causando ovviamente dei rallentamenti nella demolizione. Come scusa? Direttrice del Peace Bureau, hai parlato male e hai sbagliato quello che dovevi dire? La valorosa Valkyrie Police School, i protettori di Kivotos e coloro che mantengono la pace.
Vorrei che pensassi molto bene alla risposta alla mia prossima domanda. Sei qui per dirmi che l'elite dell'elite di quella scuola, il Public Quiz Bureau, non può far fuori una manciata di hippie? Signora, non sono i tuoi soliti barboni. Non sappiamo come se le sono procurate, ma hanno delle armi di massimo livello. Sconfiggono il nostro equipaggiamento antisommossa e non siamo riuscite ad avere il vantaggio strategico. Ci danno un filo da torcere. In più, quelle studentesse SRT che hai aiutato si sono piazzate nel parco lì vicino, rendendo il tutto ancora più difficile. Soprattutto i movimenti. Mi sembrava di averti detto di valutare attentamente la tua risposta. Mi stai per caso incolpando? No, mi chiedo perdono, capa dello staff. Vedi, Canna? Mi piacciono le persone che si prendono le loro responsabilità. Io, come capo della difesa, te come direttrice, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità per i nostri doveri riguardanti i nostri ruoli. Quello che sto sentendo da te adesso, direttrice, è insensatezza presuntuosa. È un insulto alle tue responsabilità. Non lo sopporto. E quando le persone fanno cose che odio, finiscono nello stesso posto in cui sono finite le studentesse SRT. Oh, Canna, solo un piccolo scherzo. Ma visto che stai faticando ad avverare la mia richiesta, ti do dei consigli. Sei pratica con la lezione delle tre frecce? Una singola freccia si romperà come ossa fragili, ma una fascia di frecce insieme non crollerà così facilmente. Un fascio. E quindi, quando incontri un problema che la debole Public Peace Bureau non può risolvere, cosa fai? Semplicemente assoldi altri membri per la tua causa. Non intenderai. Troverò qualcuno più sveglio di te, se non puoi capire quello che sto intendendo. Sì, signora. Fantastico. E allora non vedo l'ora di leggere il tuo prossimo report. Ah. Perché ogni singola persona con cui lavoro è completamente incompetente? Devo aver fatto qualcosa di sbagliato nella mia vita precedente per meritarmi questa punizione. Spero che lei non intenda noi. Oh, non siate stupide. Siete le migliori partner che ho avuto in vita. Le dirò, non mi aspettavo che la Rabbit Squad e Sensei diventassero amici così rapidamente. Anzi, mi aspettavo proprio l'opposto. Come esperta, cosa ne pensi di questa situazione? È inaspettato, ma non mi sorprende. Ah, una risposta noiosa come sempre. Le terremo d'occhio da vicino. Episodio 13. Le Fox e la Inari Zushi. Prima di andare dalla Rabbit Squad, ho visitato una città vicina per prendere un pasto. Siamo in una cittadina vicina al Kusaki Park. Per qualche ragione, nessun negozio di cibo era aperto nella città. Venite finché è fresco! Caldo Inari Zushi! Buon pomeriggio, signore! Se sta cercando un pasto, posso
Tentarla con del delizioso inarizushi? Se è di fretta, questo è il pasto per lei. Questo tofu fritto, riempito di riso, è così nutriente che poi tu sarai riempito. E fortunatamente per te, li ho appena fatti. Non li troverai mai più freschi di così. Ne compriamo. Grazie. Le strade sono un po' vuote oggi. Ero spaventata di non riuscire a vendere nulla. Sarebbe un vero peccato buttare questo cibo. A pensarci, tutti i negozi sono chiusi attorno qua. Beh, è naturale, con tutti i lavori di risviluppo che stanno iniziando presto. Oh, non hai sentito? Pensavo che lo sapessero tutti. Le voci dicono che faranno una nuova stazione della metro qua. E costruiranno un nuovo centro commerciale soprattutto. Ma sembra che prima dovranno demolire la vecchia piazza, prima. C'è questa grossa compagnia di costruzione dietro tutto ciò. Qual era il loro nome? Hanno un grosso logo di un polipo. Il Kaiser? Sì, esatto, Kaiser Construction. Apparentemente la Kaiser Construction sta puntando il suo futuro nello sviluppo di quest'area. Lo sviluppo della sua compagnia, della stessa compagnia, ma nel processo alcuni abitanti sono stati fatti uscire rudemente dai loro negozi. Sono stati scacciati. Alla fine, io sono soltanto una lavoratrice part-time e quindi troverò sempre un nuovo lavoro. Compriamo un altro inari sushi. Oh, ti deve davvero piacere il mio inari sushi. Grazie, sono abbastanza soddisfatta della mia ricetta. Le mie amiche e le mie kohai dicevano sempre che era il miglior inari sushi che avevano mai mangiato. Le mie amiche della scuola, intendo. Visto che hai comprato così tanto inari sushi mio, ti dirò una piccola informazione. La Kaiser Construction non ha ancora nemmeno iniziato il programma di risviluppo qua. Perché, secondo un'altra voce, l'intero progetto potrebbe essere cancellato. E perché? Beh, riguarda la popolazione di barboni che stanno qua, i senza tetto. Oh, sono sicuro che ne hai sentito parlare, perlomeno. C'è un gruppo di hippie che ha messo le mani su delle armi veramente potenti e stanno scatenando l'inferno ogni volta che la Kaiser Construction si avvicina per iniziare i lavori. Per peggiorare le cose, un gruppo di studentesse pesantemente armate sta occupando il parco. Sembra che nemmeno la polizia ormai venga qui a dare il suo contributo. Con tutti questi problemi inaspettati, suppongo che la Kaiser Construction sta considerando di lavarsene le mani. Studentesse in un parco? Oh, le conosci? Sai? Considero i pettegolezzi un po' la mia specialità. Ecco, prendi un altro inari sushi, lo offro io. Conosci quelle studentesse al parco? Dimmelo. Ma non ne so molto nemmeno io. Capisco, che delusione. Beh, una cosa o due la so però. Apparentemente sono studentesse di un'accademia d'elite. Ecco perché hanno il loro equipaggiamento high-tech e hanno preso possesso del parco. Ma la cosa che non mi spiegano le voci è cosa stanno facendo
là nel parco invece di vivere nella loro accademia. Pensi che siano state buttate fuori? O forse è solo uno stupido scherzo? Oh, sono soltanto delle sognatrici. Sognatrici che sperano per un futuro impossibile. Che grandioso privilegio essere riscaldate da un sogno. È difficile, sensei, portare avanti un gruppo di studentesse che non vogliono scendere dalle nuvole. Dove stanno? No, per niente. Com'è possibile? Il mio lavoro è nutrire i loro sogni finché non potranno fare altro che diventare realtà. Mi confondi. Ma il modo come tu la vedi non mi dispiace. Fai quello che credi sia migliore. Ah, bene. Chiuderò il negozio. Ormai probabilmente non ci saranno più dei clienti. Cos'è questo? Sono i narizushi avanzati. Non ce la farai mai a finirli, quindi prego, prendili. Mettili in frigo per più tardi. Oppure delle studentesse affamate qui vicino potrebbero apprezzarli. Grazie per la chiacchierata, sensei. Forse ci incontreremo di nuovo. Holt! Sta indietro! Oh, sparo! Ehi, apri gli occhi, piagnona! Questo è quello che succede quando sei così caga sotto da non guardare nemmeno chi è l'intruso. È solo sensei. Oh, mi spiace. È solo sensei. E io che pensavo che un altro cane fosse penetrato fino a qua. È come se credono che io non abbia sentimenti, queste qua. In ogni caso, perché sei qua? Nessuno ti ha chiesto di venire. Aspetta, cos'è questo odore? Gli doniamo gli narizushi. Narizushi? Miu, miu! Dammi un fazzoletto, sto sbavando! Non posso ricordare l'ultima volta che ho mangiato dei narizushi. Beh, effettivamente forse... all'Accademia SRT. Non penso che lo faresti, ma... non li hai comprati, vero? Sì, ho speso un sacco di soldi per prenderli. Sospetto. Saki, controllali prima. Chissà cosa c'è dentro. Per l'ultima volta. È solo cibo. Ciao, sensei. Quello è i narizushi? Che nostalgia. Le nostre compagne più grandi dell'SRT facevano e mangiavano i narizushi molto spesso. Spero che stiano bene. Grazie, sensei. Mangiamo. Ho spiegato l'intera situazione alla Rabbit Squad mentre mangiavamo lo snack caldo. Quindi il Consiglio Generale Studentesco rifiuta di provvedere aiuto e la compagnia di costruzione vuole risviluppare quest'area da capo. Quando naturalmente non mi aspetto supporto dal Consiglio Generale Studentesco, la situazione è peggiore di quanto pensassi. E in questa situazione tutto il nostro equipaggiamento strumentazione è danneggiata dall'allagamento. Beh, sapevamo che stavamo combattendo una battaglia in svantaggio nel momento in cui abbiamo iniziato questa missione. Se finiamo i proiettili, abbiamo ancora le nostre mani. Non ci fermeranno. Lo sapevo che avresti detto qualcosa del genere.
non abbiamo più i fornimenti e nessuno ci aiuterà. Stanno probabilmente aspettando che saremo troppo deboli per rispondere al combattimento. E saremo vendute al mercato nero e torturate. No! Respiri profondi, Miyu. Sensei si sta prendendo cura di noi. E io non lo permetterò. Ma in realtà abbiamo abbastanza potenza di fuoco per combattere uno scoiattolo. Figuriamoci il Public Safety Bureau. Se potessimo riparare le mitragliatrici e le torrette nelle parti esterne del parco. Voi furbe, siete riusciti a scordarvi di me? La vostra esperta di rifornimenti. Al vostro servizio. Grazie di aver seguito, ragazzi, e ci becchiamo alla prossima parte.